attimo. Sono molto lieto di avervi di nuovo qui, è diventata una consuetudine quasi settimanale, vi assicuriamo che con l'anno nuovo faremo un po', saremo meno assillanti con le aperture. Adesso i tempi del grande progetto, di cui poi ci parlerà l'amico Curatoli, ci impongono anche questo ritmo serrato, adesso anche nelle aperture, i lavori si stanno completando e quindi la nostra filosofia è appena si completa, si restituisce alla comunità, si restituisce al mondo. E sono molto molto orgoglioso, molto lieto di aprire oggi un grande pezzo di Pompei, un grande pezzo di Pompei che è stato negato a lungo, e le regioni quarta, quinta e nona, che sono forse uno dei luoghi più belli di Pompei, ma chiuso da tantissimo tempo, questa casa dove siamo, la casa di Obello Firmo, e gran parte della Regio non era, della Regio Nona per esempio, non era percorribile, molte strade erano chiuse addirittura dal terremoto dell'80, il lavoro è stato un lavoro intenso, anche frenetico, e di questo come sempre devo ringraziare i miei tecnici, a cui non solo va il mio ringraziamento, ma la mia riconoscenza per aver fatto un lavoro egregio in poco tempo e lavorando oltre ovviamente anche i limiti della umana sopportazione. Innanzitutto ringrazio il RUP, che è l'architetto Carmela Mazza, che è a fianco a me e che ha gestito questo cantiere molto complesso in maniera egregia, l'architetto Anna Maria Mauro, che ormai conoscete, che è una delle protagoniste di questa rinascita di Pompei, ha già insieme all'architetto Papaccio ha riaperto la Reggio Ottava, e adesso anche grazie a lei riapriamo questi spazi che sono, come vedrete, li percorriamo insieme, di grande fascino e bellezza. E ringrazio le archeologhe, i funzionari archeologi che hanno lavorato, innanzitutto Alberta Martellone, che è qui con noi, e Laura tra l'altro responsabile anche questa zona che riapriamo, e Laura D'Esposito, che ha partecipato al progetto. Ovviamente questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg di un team estremamente variegato che ha visto all'opera, come sempre, in maniera multidisciplinare, tante professionalità, non posso nominarli tutti, ricordo che ci sono i tecnici della nostra segreteria tecnica, li vedete anche qui alle mie spalle, che sono sempre coprotagonisti di queste imprese, ci sono tutti i nostri impiegati, ci sono i nostri uffici, la mia segreteria che sono alle spalle di tutto questo, io vorrei ringraziare, quindi oltre alla segreteria tecnica ovviamente gli altri protagonisti sono la società Ales, che da tempo con noi collabora, e anche a loro si deve il decoro che spesso che vedrete un po' ovunque diffuso. Ovviamente non posso non ricordare il mio ufficio stampa, Marella e Brunetto, che come sapete gestisce in maniera egregia tutto questo. E scusate se non cito tutti, però ci terrei proprio a segnalare il lavoro corale che è stato fatto e che è un po' lo spirito. Grazie a quest'unione fra Soprintendenza Pompei, Grande Progetto Pompei, con i suoi tecnici, quindi con i nostri tecnici tutti uniti, si è fatto un lavoro che è veramente egregio. Lo vedrete, la qualità dei restauri, la qualità delle messe in sicurezza è elevatissima, anche perché qui a Pompei come sempre si è sperimentato, sono sperimentati materiali, metodi di messa in sicurezza, anche andando al di là di quello che il progetto ci imponeva, cercando come filosofia di aprire il più possibile. Questo devo dire è stato anche si è riuscito a fare anche grazie alla testardaggine dell'architetto Mauro, che quando si mette riesce a ottenere quello che vuole, e quindi la ringrazio doppiamente. Vedrete tante strade riaperte che prima invece erano tutte puntellate, e questo è veramente un grande risultato tenuto anche con i nostri ingegneri, cioè riuscire ad avere anche mettere in sicurezza murature in uno stato assai precario, però lasciando liberi i vicoli. Solo in un piccolo pezzo del vicolo di Tesmo, quello che sbocca su Via dell'Abbondanza, non abbiamo potuto rimetterlo in sesto, quindi è ancora chiuso, ma vorremmo poi ovviarlo nel prossimo cantiere che dovrebbe partire e che quindi riguarderà tutti questi lavori sospeso, perché sono frutto di situazioni più complesse e che vanno risolte in maniera sistematica. Ma vedrete, adesso si può passeggiare un po' dovunque e si possono vedere case nuove. C'è questa di Obello Firmo, una casa lussuosissima, addirittura si è conservata la cassaforte in ferro e con tutti i segni dell'eruzione, sfondata proprio dai lapilli, e l'originale che qui è esposto.
Ma oltre a questo riapriamo per un'altra volta, una seconda volta, la casa di Marco Lucrezio. Vi ricordate, era la prima che avevamo aperto in questa nuova governance nel lontano 2014. Abbiamo ancora lavorato nell'ambito di questo cantiere perché una stanza era rimasta negata, era stata chiusa, tra l'altro con un bellissimo affresco, e i lavori con le nuove coperture hanno permesso anche di riaprire questo spazio finora chiuso. E poi apriamo questo celebre, soprattutto fra di noi, cosiddetto lupanariello, dicono i miei custodi, che è una piccola chicca, anche sfiziosa, perché c'è una stanza decorata con affreschi erotici e che si vanno ad aggiungere a quelli del lupanare, a quelli della, delle terme suburbane, e così chi ha, diciamo, è appassionato anche di questo avrà pane per i suoi denti. E queste sono alcune delle novità. Un'altra la vedremo insieme ai nostri archeologi, è la scoperta di una casa praticamente inedita, che è stata scavata, è stata riportata a luce, è stata una casa già abbandonata nel 79, quindi era già una discarica nel 79, abbiamo voluto scavarla anche perché necessitava una messa, al regime di tutta un'area che era stata anche devastata da una bomba del 43, e quindi non solo i lavori, si è partito con il rifacimento dei basoli che erano ancora scomposti dall'esplosione dell'ordigno del 43, e questo lavoro ci ha permesso di riqualificare un po' tutto il quartiere. Sono venuti fuori affreschi, ma soprattutto pavimenti a mosaico in cocciopesco, in signino, bellissimi, che raccontano una storia un po' più antica, perché una casa che era già fuori uso probabilmente col terremoto del 62 e ha conservato dovunque i pavimenti tardo repubblicani. Quindi è veramente una chicca che visiteremo. Poi l'idea è per l'inverno di coprire con questi, non c'è una copertura, di coprire questi per proteggerli, questi mosaici, e poi a primavera renderli di nuovo fruibili, ma oggi si possono vedere in via eccezionale. Ancora una volta grazie a tutti, e passo la parola all'amico Luigi Curato.